È stato un pranzo davvero magnifico. Non so come hai fatto ad avere un servizio così eccellente. Ah, ringraziando il cielo, io sono molto fortunata col personale di servizio. E ora che cosa vuoi fare? Conversare. Ah, René, per favore, non sopporto la tua insistenza. Tanto non mi convincerai. Questo sia molto chiaro. Oh, no, non volevo proprio parlare di affari, no. Ah, no, no, a dir la verità, tesoro, volevo chiacchierare. Volevo ricordare i vecchi tempi. Non ricordo bene chi è stato a dire che ricordare il passato è un po' come tornare indietro. Ed io, tesoro mio, non ho molta voglia di tornare indietro. A me piace il presente. E ti dirò che a me piace molto di più il domani che l'oggi. Ho una domanda. Quale? Mi puoi dire che cosa sei venuta a fare in Argentina? E tu mi puoi spiegare cosa sei rimasta a fare in Europa? Bene, sono venuta qui perché mi ero stancata di quel vecchio mondo. Infatti, mi ero stufata esattamente per questo, perché è vecchio e disordinato. Disordinato? Sì, la gente ormai è diventata intellettuale e pretendono troppo. Per questo mi piace molto vivere qui. Ci vivo molto meglio. Ho anche comprato una tenuta che mi piacerebbe farti vedere. Ah, no, 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 no. Perdonami, cara, però queste cose, lo sai, mi deprimono. Preferisco vedere le grandi città. Bene, allora non mi resta che mostrarti la grande città. Appena arriveranno il dottor Carlos o Frank, chiederò loro di accompagnarti. Preferisco che sia il dottor Carlos. Sai che non mi piace toglierti quello che ti appartiene. E chi ti ha detto che il dottor Carlos non mi appartiene? Ah, là, là. Scommetto che provavi qualcosa anche per Max. Vedi come ti conosco? No, tesoro, non mi conosci affatto. Io prima stavo pensando che... e che invece di stare in un albergo, sarebbe meglio che tu stessi qui. Cosa? Certo, so bene che stare in albergo per te è un vero strazio. Come? Non capisco. Vedi, tu sei venuta a trovarmi perché volevi vedermi, giusto? Certo. Allora perché restare separate? Io ho una casa molto grande, perciò a te non resta che portare tutte le tue cose qui. Cosa ne pensi? Perfetto, verrò a stare da te. Però io ho un problemino. Quale? Ho contattato una dama di compagnia. E tu credi che non abbia spazio anche per la tua dama di compagnia? No, puoi portare anche lei qui. Facciamo così, questa sera o al più tardi domani sera ti voglio qui. Bene, io sono lusingata della tua proposta. È per questo che te l'ho fatta. Laura. Sì. Possiamo parlare? Perdonami, Dario, ma non voglio parlare con nessuno. Dove vai? Che importa? E allora, dottore? Senta, come le ho già detto, signor Polandrini, ormai non ha più senso che sua figlia Dellì continui a stare in ospedale. Questo ambiente finirà con il deprimerla e questo è assurdo. Quando crede che possa portarla via? Bene, inizieremo la procedura e così poi la potremo dimettere, no? Dottore, sinceramente, c'è qualche speranza di recupero? Sì, 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 ma certamente sì. Certo, nella misura in cui la cura prescritta verrà eseguita alla lettera. Beh, lei mi dirà cosa fare, naturalmente. Certamente. Ma è molto importante per i progressi futuri di sua figlia la presenza di quel ragazzo che... Bruno, si chiama Bruno, così. Sì, sì, dottore. Noi potremo contare su di lui, sì. D'accordo. Per il resto, signor Polandrini, resterò in contatto con lei finché sua figlia non verrà dimessa. Dottore, c'è una cosa che volevo chiedere. Che lei continuasse a curare mia figlia anche fuori dall'ospedale. Certo, d'accordo, di questo ne parleremo. Una domanda a proposito. Dellì verrà a vivere con lei? Purtroppo questo è un grande problema. La mia attuale moglie non vuole che ce la porti. Perché? Non so, mi fornisce delle spiegazioni assurde. L'adattamento, pensa che... crede che non potrà stare bene con noi altri, che non si adatterà alla mia nuova famiglia.
Senta, signor Polandrini, non deve dimenticare che sua figlia ha bisogno di un ambiente familiare, un clima caldo, delle buone compagnie. Sì. Per favore, non la affidi mai ad uno di quegli istituti dove regna la scienza, sì, ma anche la freddezza, che impedisce ai pazienti con una emotività come quella di Delì di progredire in senso favorevole. Sì, risolverò questa situazione, dottore, anche se non so ancora in che maniera. Le circostanze mi hanno obbligato a venirti a disturbare. Oh, no, no, per me non è un disturbo, Silvia. Ci si sente bene quando si può essere utili a qualcuno che ha bisogno. Beh, è mia intenzione portare Delia a casa mia per averla vicino, ma non so se sai la relazione che c'è tra lei e mia moglie. Sì, me ne ha parlato. Delia ormai è una donna indipendente, con un carattere preciso. Per me sarebbe impossibile controllare il suo rapporto con mia moglie. E poi Delì non accetta imposizioni. È logico. Sì, 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 ma certo, lo capisco. E purtroppo nelle attuali condizioni non posso fare nulla per obbligarla. Le serve un'atmosfera tranquilla che le permetta una rapida guarigione. Inizierà il processo di recupero e la cura sarà avviata. Beh, già ti posso dire che per quanto riguarda Tati non ci sarà proprio nessun problema. Né per quanto riguarda me. Invece il problema sarebbe... Quale problema? Bene, noi potremo aiutarla in tutto quello di cui avrà bisogno, lo faremo molto volentieri, però non saremo in grado di aiutarla per quanto riguarda il suo processo di recupero. Ah, se solamente per questo non c'è proprio nessun problema. Io ho già previsto di prendere una terapista che si occupi quotidianamente di accompagnare e guidare Delì. Fa parte del trattamento avere una persona che la segua costantemente. E tu sai che qui il problema non è economico. Ho già parlato con il medico che si occuperà di consigliarmi la persona più adatta. Bene, in questo caso allora Delì potrà venire quando vorrà. Beh, io ti ringrazio molto. Sarà solamente per qualche giorno. Io... voglio parlare seriamente con mia moglie, perché mia figlia ha bisogno di me e perché anch'io ho bisogno di lei. Davvero. Già, capisco. Ma non c'è alcun bisogno di avere fretta, Silvio. Delì potrà restare qui a casa nostra per tutto il tempo che lei vorrà. Ti assicuro che ci rende felici sapere che potremo aiutarla. Mi avresti dovuto svegliare. Volevo andare a messa. Ma non ha chiuso occhio per tutta la notte. Ho pensato fosse meglio lasciarla riposare. Non devi lasciarmi dormire per niente. Tu sai molto bene che io devo andare a messa tutte le mattine. Buongiorno, signorina Maria Luisa. Buongiorno. Esmeria, non serve che mi chiami Maria Luisa. Mi puoi chiamare Milù. Grazie, zia Milù. Ma cosa fai già alzata? Mi sento molto meglio, grazie. Attenta, non sottovalutare quei tuoi dolori di testa. Il fatto che il dottor Aldo mi sia venuto a trovare mi ha fatto sentire subito meglio. Lei ha visto come mi ha trattato il dottor Aldo? Sì, ho visto. E non le sembra che lui provi un certo affetto verso di me? Sì, certamente. Ci sono persone che hanno bambinaie che si sacrificano molto per i bambini che seguono. Bene, esco un attimo. Lasci stare, signorina Milù. Più tardi devo uscire e posso imbucare io le sue lettere. Le lettere? La tenuta. A quest'ora io innaffiavo le mie piante alla tenuta. E come mai innaffiava le piante? Perché nelle piante c'è la fortuna della famiglia. E Dora come sta, dottore? Sta abbastanza bene. Il medico che la segue è un mio amico e la sta curando in un modo molto speciale. E tuttavia, per quello che ne so, è preoccupata di tornare al più presto a Santa Edelmira. Questo è un buon segno. E Tito? Credo che arriverà oggi dalla tenuta. No, non voglio che venga qua. Meglio che vada direttamente dalla madre. Sì, sì, ho già sistemato tutto, ma al ritorno potrà passare di qui? No, 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 può restare in ospedale. Perché il posto per dormire con sua madre c'è. Sì, effettivamente c'è un lettino anche per Tito, è vero? Molto bene. Quello che diranno non mi preoccupa. Non capisco. Credo di essermi espressa male. Volevo dire che a volte la conversazione può aiutare e può stimolare gli ammalati. Alla signora farà molto piacere parlare con suo figlio. Lei sa che mia cugina viene a vivere qui?
Sì, me l'ha già detto. Le devo domandare un favore. Vorrei che con l'aiuto della centralinista dell'albergo trovi tutti i numeri di telefono che ha chiamato mia cugina, sia il numero che la località. D'accordo, ci penserò io, signora. Inoltre, voglio sapere un'altra cosa. Come sta andando il conto in banca del dottor Teodoro, eh? Perfetto, Tony ha imparato a fare le cose molto rapidamente. Però insisto, credo sia un rischio molto grosso averlo fatto suo procuratore. Perché? Perché non è affatto stupido e molto più sveglio di quanto lei creda. Che cosa? È un ragazzo pericoloso. Manovra le situazioni con molta astuzia. E quando vuole forzare una situazione, allora utilizza il suo cognome e lo usa in una tale maniera che sembra che lui stesso si chiami von Herbert. Ma questo non mi dispiace affatto, dottore. Sì, però lui potrebbe arrivare ad agire contro di lei. No. Non credo che abbia questi progetti. E in quanto a Teodoro, come vanno le cose? Come ho già detto, Tony è riuscito a bloccare il credito del dottore. Allora com'è la situazione? Io credo che molto presto diventerà disperata per Teodoro. Proprio quello che volevo, dottore. Forse per questo ha telefonato. Che cosa voleva? Mi vuole venire a trovare e sembra che si sia molto offeso perché alla mia festa non gli ho concesso abbastanza attenzione. Non lo so. Ha ancora intenzione di farla innamorare? Bene, questo è un problema degli uomini latini. Non resistono, devono fare complimenti alle donne. Però non credo che questo sia il suo caso. Permesso, signore? Sì, dica. È già arrivato il bagaglio della signora Van Port. E la signora stessa. Magnifico. Può farla accomodare nella sua stanza. Sì, però è arrivata con la dama di compagnia. Bene. Può farle accompagnare entrare. Bene, signora. Non è che l'inizio. La signora Van Port sembra essere molto vanitosa. Vede, per un genere di donne, la vanità è una religione, caro. Allora avrebbe dovuto scegliere la carriera di attrice. Sì, ma del cinema muto. E adesso torniamo ai nostri affari, dottore. Faccia tutto quello che ho stabilito. Bene, allora io vado in ufficio. Arrivederci. Arrivederci. Deve essere arrivata. Sei soddisfatto? No, non ancora. Cosa stai cercando? La maniera per vendicarmi il più possibile. E quale sarebbe? Senti, vorrei che tu mi facessi un altro favore. Non devi contare più su di me. Vuoi un caffè? Va bene. Due caffè, per favore. Se mi aiuterai, ti dimostrerò, ti proverò che Franca ha più interesse a Laura che a te. Non c'è bisogno che me lo dimostri, tanto già lo so. Allora, perché non mi dai retta? Così finiremo per essere i vincitori del piano di distruzione che abbiamo ideato. Io non volevo distruggere nessuno. Forse è vero, ma è quello che hai cercato di fare. Mi fai paura, Roberto. Su, non essere sciocca. Per favore, seguiamo il piano. Vai da Frank e così cogli l'occasione per dirgli che Laura se n'è andata con un altro. Così il nostro piano finirà nel migliore dei modi. Esattamente come tu lo avevi progettato. Beh, diciamo di sì. Allora? Adesso vieni. Bene, presto che ho da fare. Che succede, papà? Kike, ho bisogno che tu vada immediatamente a Santa Edelmira. Che? Andare laggiù? E perché? Devi andare a dire a Raimondo di venire urgentemente a Buenos Aires. Perché deve venire? Vedi, gli ho già mandato un messaggio per mezzo del notaio, ma sono sicuro che ha paura di comunicarglielo. Posso andarci domani?
No, devi andarci subito. Beh, allora sistemo delle cose che devo ancora fare e prenderò il treno notturno. Ma perché non ci vai in macchina? Ma perché devo ancora fare alcune cose. Cerca di fare il più presto possibile. Allora il notaio non ha consegnato il messaggio. Sarà meglio che mi prepari a ricevere Raimondo. Bambini? Sì? Siete qui? Sì, Dario. Che cosa c'è? Ma chi cerchi? Laura. È stata qui? Qui non è venuta. Che succede? Sei preoccupato? Sì. Infatti sono molto preoccupato. Era molto giù di morale. Per favore, Hannibal, accompagnami. Ho molta paura dopo quella lettera. Andiamo. Sì, vengo subito. Ciao. Monsieur le docteur, che piacere incontrarla. Il piacere è mio. Ho saputo che lei resterà qui con la signora Ingrid. Ah, sì, sì. Ingrid è stata veramente abile. Molto gentile ad invitarmi. Non ho potuto rifiutare. Beh, non ci sarebbe stato motivo per farlo. No, riconosco quando io perdo una partita. Però questo le costerà piuttosto caro, perché siamo talmente differenti. Ma di una cosa sono sicura, che ci divertiremo molto. Mi scusi, dottore. Vado a salutare la mia cara cugina. Ma certo. Tesoro, per favore, vai a pagare i facchini. Ci vediamo. Ci vediamo, signora. Si calmi, adesso la porteremo in ospedale. No, non voglio, lasciatemi. È stato solamente un malore. Credevo fosse morta. Allora ho chiamato l'ambulanza. Dove vive, signora? Lasciatemi andare, sto bene adesso. È un tentato suicidio? Dobbiamo portarla in ospedale. Lei è molto debole, ha un'emorragia. Senta, io sono incinta. Su, andiamo, dobbiamo portarla in ospedale. Su, presto, per favore. Avanti. Lasciatemi. Ecco, così, piano, piano. È Vera, la mia dama di compagnia. Molto piacere di conoscerla. Spero che mi sposerete se non vi ho accolte come si deve. Però tu sai molto bene che conduco una vita. Sì, la vita di un dirigente è molto difficile. Ma non ti preoccupare, mia cara. Io voglio prendere molto sole qui a Buenos Aires. Farò come se fossi a casa mia. Magnifico. Scusi, signora Ingrid. Sì? Vera, vai a sistemare le mie valigie. Sì, va bene. E vuole che le sistemi tutto negli armadi, signora? Sì, per favore. Lo sai che non so mai cosa mettermi. Non tema, ci penso io, signora. Grazie. Con permesso. Signore Ingrid, il dottor Teodoro è qui e vuole parlare con lei. No, è già arrivato. Non ho voglia di riceverlo. Chi è? O credo ci fosse anche lui alla festa quando sei arrivata. Ricordi il dottor Teodoro? Ah, sì, sì. Quella sera tu eri in compagnia di due uomini molto interessanti. Se non hai voglia di parlargli, posso farlo io. Mi occuperò io di lui. Molto bene. Grazie, René. Per favore, Bianca, faccia passare il dottor Teodoro. D'accordo, signora. Vedrai, prima o poi ti sarò indispensabile. Lo spero, cara. Andiamo, tesoro, non temere. Tu guarirai subito, tesoro mio. Non temere. Ma perché è dovuto capitare proprio a me? Ti prego, non fare così. Adesso ti devi calmare. Su, andiamo. Stare sola con Bruno. Io voglio morire. Ma no, non parlare così, amore mio. Sai cosa significa tornare in questa casa e in queste condizioni, Bruno? Forza, andiamo. Vedrai che tutto si aggiusterà. Questo chi me lo assicura? La vuoi smettere di compiangerti? Voglio star sola con Bruno.
per favore. Ti amo, tesoro. Credimi, Deli, io ti amo. Vedrai, tutto andrà per il meglio, credimi. Con le gambe paralizzate, con l'impossibilità di camminare, con l'incertezza di sapere se potrò avere dei figli o no. Senti, Deli, per favore. Adesso io non sono né irritata né furiosa. Te lo chiedo per favore, Bruno. Abbi pietà di me, va bene? Ci ho pensato. Non voglio che tu stia più con me. Non venire mai più in questa casa. Deli, tu non Senti, puoi. Dopo tanti dubbi, dopo molte, molte incertezze, ho preso una decisione. Ma insomma, amore mio, tu non puoi parlare in questa maniera. Se ti avessi proposto la rottura del nostro fidanzamento quando godevo di ottima salute, tu avresti accettato? Con dolore, però, avrei accettato. Bene. Non c'è proprio nessuna differenza. Con dolore accetta questa rottura. Bene, spero proprio che lei capisca. Ah, sì, certamente. E poi sono contento di essere venuto. Alla festa non abbiamo avuto molto tempo per parlare. Sì, è vero. Però io so di lei più cose di quanto lei possa immaginare. Ah, e come? Ingrid, mia cugina, parla molto di lei. Ah, certo, la signora Ingrid è molto gentile. Io credo che tra lei e me ci sia qualcosa in comune. E cosa sarebbe? La nostra preoccupazione per Ingrid. Lei ha fatto molto bene, René, a venire qui da lei. Perché? Perché ultimamente io trovo che Ingrid scelga male le sue amicizie. Non voglio intromettermi nella sua vita privata, ma... Certo, perché gli amici, quando sono veri amici, devono prestare molta attenzione. Vedo che lei mi capisce. Eh sì, infatti. E spero di avere il piacere di incontrarla più spesso. Il piacere sarà mio. Bene, diciamo allora che il piacere sarà reciproco. Va bene. Che ti succede? Come mai quella faccia? Qualche delusione d'amore, forse? Zia Milù, sarà meglio che non ne parliamo. Ti capisco. Ho capito persino quello che non mi vuoi raccontare. Signorina, allora io esco e se le serve qualcosa da fuori... No, no, grazie, vai pure. Non si preoccupi. Non dimenticherò il suo incarico. Grazie. A più tardi. Che le prende? È così strana? Tutti sono così strani in questa casa. E ormai lei è qui da tanto tempo che non poteva sfuggire alla regola. Buonasera, dottore. Buonasera, che cos'è? Una busta. È appena caduta la signora Esmeria. Lei è uscita. Gliela darò quando ritorna. No, lasci stare, ci penserò io. Certo, dottore. Ma allora è Esmeria che spedisce le lettere anonime. Ma guarda che coincidenza. Vado a incontrarti proprio qui. Meno male che ero di guardia. Non mi sento affatto bene, dottoressa. È da tanto che non parlo con suor Angelina. Come sta? Per favore. Cosa è successo al mio bambino? È necessario che tu ti rilassi. Il bambino... È ancora troppo presto per fare una diagnosi. Io voglio che tu ti rilassi. Ti daremo un sedativo. Ma c'è pericolo per il bambino. Riposa ora, rilassati. No, non si faccia problemi se deve darmi una cattiva notizia. Ultimamente me ne hanno date così tante che una in più non mi spaventa. Non mi è possibile ragguagliarti ora.
È ancora troppo presto. Quando io avrò dei dati certi, sicuri, te li comunicherò. Voglio che me lo dica perché io credo che lei sappia. Io non posseggo alcuna informazione. Non posso sbilanciarmi. Sarebbe prematuro. Non mi sento di avanzare ipotesi. Il compito di un medico è di rassicurare e noi dobbiamo solo dare certezze. Va bene, va bene. Mi terrete molto a lungo qui? Non credo. Però ti prego, ora riposa. Voglio che sappia una cosa. Io non mi preoccupo per la vita del mio bambino. Né tantomeno per la mia. No, sbagli a pensarla così, Laura. È controproducente. Nella vita si deve sempre mirare in alto, senza queste angosce. Anche quando sentiamo sulle spalle il peso del mondo, non bisogna mai lasciarsi andare. Guardi che le cose non stanno così. Sono io che sono stata lasciata. Dottor Teodoro, io non sono poi così sicuro che la lettera sia caduta alla signora Esmeria. Per la verità, vede, io l'ho trovata lì, dopo che lei è uscita. E dov'è andata? Si è diretta da quella parte, dottore. Grazie. Allora è con queste che Esmeria ha deciso di distruggermi. Ah, Teodoro, sei davvero un cretino. Tu stesso sei andato a chiedere aiuto a quell'arpia, a quella strega. Non avrei mai immaginato che un semplice amore di gioventù avrebbe scatenato tanto odio contro di me. Ma oggi ho capito. Ora devo agire lucidamente e senza fretta. Come stai? Bene. Di nuovo qui? Come vedi. Entra. Grazie. Sei tornata per salutarmi? No, ti porto delle notizie. Ah, capisco. E quali sarebbero? Abbi pazienza. Carina, perché non smetti di tergiversare? Io non tergiverso. Parlo per enigmi. Piano piano come piace a me. Beh, ormai mi conosci. Sì, sì, ti conosco, ti conosco. Anche fin troppo bene. Allora, vuoi darmi queste notizie o preferisci aspettare? Ne indovina. Carina, o parli o te ne vai. Vuoi un nome? Laura. Cosa le è successo? Sai qualcosa? Parli. Oh, baci piano. Tante domande. Tutti insieme per il mio carattere sono troppe. Cos'è accaduto? Sta calmo. Basta. Non so nulla. Carina, carina, vuoi forse farmi diventare matto? Parla, che cosa sei venuta a dirmi? Che non so dove sia Laura, però ho scoperto con chi si trova. Ma che stai dicendo? Fa attenzione perché sto diventando molto nervoso. Sì, mi sono accorta del tuo isterismo. Però per farti stare più tranquillo ti voglio dire che da fonti sicure ho saputo che Laura sta con un uomo con il quale si sposerà. È una menzogna. Pensala come vuoi. Tu stai mentendo, non creda una parola. Molto bene, allora posso andare? Vieni qua. Cosa vuoi? Chi ti ha dato questa informazione? Segreto professionale. Chiama le manie di una donna molto delusa e gelosa. Laura si sposa. Ma si sposa con chi? Quando? Dove? Invece di farmi queste domande sciocche, che non troveranno nessuna risposta, pensa a chiedermi del mio futuro, del tuo futuro, nel quale sta sicuro che anch'io sarò coinvolto. Carina, non è il caso di scherzare. Ti sto facendo delle domande molto importanti e tu mi rispondi con delle stupidaggini. E così sono diventata una stupidaggine per te quando stavamo insieme, non la pensavi così? Carina, non rivanghiamo il passato. Quando facevamo l'amore per una notte intera, era un passatempo, vero? Sta per sposarsi, Laura. Non farmi stare sulle spine. Non ti dirò nulla, Frank. Sì. Ti ho dato questa notizia, e allora, forza, cos'hai da dirmi? Che sei una gran bugiarda, io non ti credo. Ora puoi andartene, uscendo dalla porta dalla quale sei entrata. Molto bene, ci mancava solo questa per capire qual era la tua vera opinione di me, mascalzone. Vattene, perché io non ho nessunissima voglia di averti tra i piedi. È molto probabile che per molto tempo non mi avrai tra i piedi, ma ti assicuro che avrai presto mie notizie, caro. Non è ancora il caso di darle la notizia.
sarebbe un colpo troppo forte. Che disgrazia, mio Dio. La colpa non è soltanto dello shock, ma delle condizioni generali di Laura. È questo che ha provocato l'aborto. E le condizioni di Laura sono preoccupanti. È in pericolo di vita. Io dubito che il rischio sia qualcosa di fisico, non credo. Però le condizioni psicologiche sono ad un punto dal quale non può esserci ritorno. Prego, cosa intende dire, dottoressa? Vede, è che in questo tipo di situazioni, per una donna che vive un'esperienza come quella di Laura, può esserci la follia. Smettila di bere, Frank. Cosa pensi, che cambi qualcosa? Perché non smetti? Sai bene che non serve a niente, non riuscirai a dimenticare. Dammi retta, dai. Il fatto è che se smettessi starei peggio. Non voglio pensare, Nando. Non voglio ricordare Laura, non devo riflettere su di me, non voglio pensare. Che diavolo può fare un uomo in una situazione simile, tu lo sai? Senti, io ti capisco, però secondo me tu stai dando troppo peso alle parole di quella pazza che ha dato in escandescenza a casa tua. Non ti accorgi che l'ha fatto per vendetta? Per invidia? Sì, può darsi. Resta il fatto che quando sono stato a cercare Laura in quell'istituto di bambini, il ragazzino con cui ho parlato mi ha fornito persino più particolari di lei. Sono certo che qualcuno deve averglielo riferito, Nando. Beh, c'è anche la possibilità che si siano messi tutti d'accordo, no? Il ragazzino che c'entra con questa storia? No, anche se lei fosse venuta qui per vendita, ciò che ha detto è vero. È vero, Nando, è vero. Chissà che sarà preso a Laura. Non so, sarà impazzita. Perché mi ha mentito? Perché? Io mi sento truffato. Capisci in che stato sono? Mi sento preso in giro. Ascolta, Frank. Devo dirti una cosa che ti farà male. Però è vera. Vedi, tu non sei stato certo il primo. Laura ha agito così anche con Tonio. L'ha usato. L'ha ingannato, gli ha mentito. Se n'è servita fino all'ultimo momento. E sai a quando risale questo? Al giorno in cui Tonio decise di smettere di indagare sulla morte del padre. Non è la stessa cosa. Io credevo di aver trovato in Laura una donna diversa. Io con lei ho avuto un rapporto completamente differente da quello che ha vissuto con mio fratello. Mi fidavo di lei. Sei stato tu a dirlo, ci credevi. Solo che a volte non basta illudersi, la realtà è un'altra. Oltretutto i fatti dimostrano il contrario. Laura è una donna che appartiene ad una certa famiglia. I Paz Hernández Aguirre, che sono tutti uguali. Sono fatti della stessa identica pasta, mio caro. Il vecchio padre Teodoro. Il fratello Kike, che è mezzo matto e avrebbe voluto far arrestare Darto. È lei che sta facendo con te quello che ha fatto con Tonio. Ti ha usato. Ora tu non le servi più. E ti ha lasciato. Guarda come sei ridotto. Sembri un cadavere. Non sei d'accordo? Scusa la sincerità. Che volta faccia è questo, Nando? Perché è venuta qui a dirmi che io... che io ero l'uomo della sua vita, ma che non poteva amarmi? Perché? Che motivo c'era di agire così? C'è qualcosa che non quadra, Nando. Ne sono certo. Io temo che a Laura sia successo qualcosa di grave. Una cosa importante. Tu mi segui?
Riesci a capire quello che dico? Sì, ti comprendo, però quello che mi sfugge è come fa un uomo come te, in gamba come sei tu, con una casa come questa, con il bel mondo che frequenti, con la tua intelligenza, come hai potuto farti raggirare in questo modo? Come hai potuto? È questo che non capisco, Frank. Perché non mi dai retta? Dimmi. Devi dimenticare Laura, vecchio mio. Mettici una pietra sopra e torna a fare la vita di prima, è molto meglio. Riavvicinati a Ingrid, Frank. Ascolta i suoi consigli, accetta il lavoro che ti ha offerto come direttore dell'impresa Edina. Per una volta dammi ascolto, amico mio, dimentica quella donna. Senti, Nando. Stammi a sentire, Laura ha già rovinato la vita di Tony. Non permettere che faccia lo stesso anche con te. È troppo facile dirlo, Nando. Ma prendere una decisione del genere costa. Costa molto di più di quanto tu puoi immaginare. Va bene, d'accordo, non ti ho mica detto di farlo subito, prendi tempo. Ma promettimi almeno che ci penserai. Provaci, che ti costa? Lo dico per il tuo bene. Prendi in considerazione il lavoro che Ingrid ti ha offerto nella sua impresa. Sì. Può darsi che tu abbia ragione. Solo che mi manca la forza per ricominciare da capo, Nando. Comunque, io voglio cercare Laura. Forse un giorno scoprirò la verità su ciò che è stato. Ma ti posso garantire, Nando, che Laura non è una donna qualsiasi. Senti, Pepe, mi dispiace dovertelo dire, ma purtroppo qui manca del denaro. Mi rendo conto di essere brusco, ma sono una persona sincera. Ne sai qualcosa? Dimmi, Tony, non è che non ti fidi più dei ragazzi? No, ma sei pazzo, ho piena fiducia in loro. Non mi è venuto neanche in mente, no, figurati, i ragazzi non c'entrano. Ma gli incassi sono diminuiti, e di molto. Le presenze sono costanti, la gente continua a bere tanto ogni sera. Solo che i soldi sono diminuiti. La cosa mi preoccupa. Certo, sai qual è il problema? Io non volevo dirtelo, ma devo farlo. Qui arrivano troppi ospiti, sono tutti invitati e la signorina Tati fa venire qui gente e nessuno paga. Io credo di sì. Deve darci un taglio a questa storia, perché è da un po' di tempo che in giro si dice venite qui che qui non si paga, e poi quando gli portate il conto lo mandano indietro dicendo che sono amici miei. Così non si può fare, non siamo un ente di beneficenza. Mi raccomando, da oggi in poi riferiscimi tutto. Sì, guardi chi c'è. Carolina, ciao, che piacere, Antonio. Come va? Tutto bene? Come stai? Bene, grazie. Ti trovo che in bella forma. Sorpresa, che bella sorpresa. Lo è davvero? Sì, certo, è ancora presto, non c'è nessuno. Non c'è neanche la musica. Ah, ma io non sono venuta qui per ballare, sai. E allora? Sono venuta a parlare con te. Sì, perché a casa c'è troppa confusione, perciò preferisco di gran lunga farlo qui. Bene, d'accordo, come vuoi. Dimmi pure, cosa c'è? Per te non c'è niente da dire, Tony. No, in particolare non è accaduto niente, però... Sì, dipende. Appunto. Dipende. Sì, infatti. Ora, ascoltami, io non so se l'hai capito, ma sono stata cresciuta come una ragazza di periferia. Sai, io sono molto diversa da Tati, dall'altra tua socia, persino dalla tua ex moglie. E quindi per me anche la più piccola sciocchezza, come un bacio, può essere la cosa più importante del mondo. E io, Tony, io non ho ben capito cosa sia successo veramente tra noi due. Se c'è qualcosa... o se mi sbaglio. Perciò ho sopportato più che potevo, ho taciuto per tutto questo tempo e ora non ce la faccio più, Tony. Vorrei che parlassimo con tanta sincerità, eh? Beh, sediamoci però, eh? Certo. Cosa bevi? Non so, perché ne scegli tu? Pepe. Signor Tony? Dimmi, è già accesa la macchina? Sì, sì, sì. Mi fai due tazze di caffè? Un caffè, va bene. Siamo ospiti. Sì, sì. Bene, dove ci mettiamo? Qui. Ah. Che guaio. Senti, Carolina, io credo che la cosa migliore da fare sia chiarire questa situazione, perché tu sei una brava ragazza, su questo non ci sono dubbi. E quindi sarò sincero. Sono qui per questo, Tony. Allora siamo d'accordo. Ti confesso che quando ti ho baciata a casa di Ingrid ero convinto. L'ho fatto perché ne avevo voglia, però ho una tale confusione in testa. È tremendo. Lo so che era un bacio vero, Tony, però so anche che in parte l'hai fatto perché volevi colpire José Roberto. Sì, è vero. Sì, era anche per quello. Ma non posso nemmeno negare che quando ti ho baciata non è stato come con una ragazza qualsiasi. Non c'è paragone. Perché io non sapevo baciare. No, no, non è questo, non è questo. Credimi. Sai una cosa, Tony? È la prima volta che provo una sensazione tanto speciale baciando uno.
sono serio. Te lo giuro. Ti immagini cosa significa questo per una ragazza come me? Sì, posso provarci, ma... Sì, un'idea ce l'ho. Pensa alla cosa più bella del mondo. Senti, Carolina, sono molto confuso. Ho la testa che mi scoppia. Un'indecisione enorme, tu non puoi capire. Io... L'unica cosa che posso dirti è questa, Carolina. Sono molto confuso, ho mille contrasti nella mente, nient'altro. Tony, a cosa è dovuta la tua confusione? Allora non sei riuscito a dimenticare la... Senti, fammi il favore di non nominarla. Non voglio vederla neanche dipinta, non desidero più parlarne. Non la riprenderei neanche se me la regalassero, basta, chiaro? Ti prego, mi ha preso rispondi. In giro, mi ha raggirato, mi ha tradito come... Beh, lasciamo perdere, va? Tu pensi che Frank e lei ti abbiano ingannato? Sì, certo, si capisce che l'hanno fatto. No. Mi hanno deluso entrambi. No, non è andata così. La verità è un'altra, te l'assicuro. Non voglio continuare a mentire. Cosa dici? Sì, oggi parleremo sinceramente, Tony. Devo spiegarti una cosa. Era tutto cominciato per gioco. Ma che stai dicendo, Carolina? So quello che dico. È cominciato tutto per gioco. Frank in un primo momento voleva far innamorare Laura per vendicarti, perché si accorse di com'eri ridotto quando sei stato male qui in discoteca la volta che ti sei ubriacato. Insomma, voleva punirla, perciò iniziò a frequentare Laura. Tu stai mentendo. Tony, non è possibile. Che interesse avrei? Ora, se vuoi credermi bene, altrimenti fa come ti pare, ma lasciami finire. Voglio spiegarti i particolari dell'accaduto. Ascolta, Frank è tuo fratello e ti vuole bene. Vide lo stato in cui eri. Lui ti sorprese quella sera qui in discoteca mentre facevi una scenata orribile. E allora decise di vendicarti. Per questo disse: farò innamorare Laura e poi la lascerò. La farò soffrire proprio come ha fatto lei con mio fratello. Ebbene, poi c'è stato un imprevisto. Continua. Il diavolo ci ha messo lo zampino. E Frank ha finito per innamorarsi di Laura. Appunto, io che cosa ho detto? Mi hanno tradito. Sono due gran vigliacchi, non capisci? Non è stato un tradimento, Tony. Ti stai sbagliando. All'inizio le cose stavano così, poi sono cambiate. Quante volte è già successo? Tony, smettiamo di parlare di loro. Sai cosa mi sta accadendo? Di notte io non riesco a dormire. Penso a te, Tony. Scusa, torno subito. Lascia, Tony, ti servo io. No, lascia stare. Faccio da me. Vuoi altro? Fai pure. Tony. Carolina, io non voglio farti stare male. Se tu sei depressa, voglio aiutarti, perché sento che la colpa è mia. Soltanto mia. Tu non c'entri, Tony. Casomai è colpa mia, perché ho provocato io questa ma situazione. No, non sarei dovuta venire. No, hai fatto benissimo, altrimenti non mi avresti detto le cose che mi hai appena raccontato. Voglio credere a ciò che mi hai rivelato. Sento che tu sei stata sincera con me. Ma io mi sento giù di morale, capisci? Vorrei credere di essere felice con te, darti una piccola speranza. Perché l'uomo che ti sposerà... Io lo so perché ti conosco, Carolina. So che sei una brava ragazza, una ragazza educata. Ami il lavoro, sei studiosa, pensi a tua madre, sarà fiero di te. Ma io non posso, capisci? È colpa mia. Oddio mio, non guardarmi così, ti prego. Mi fai star male. Perdonami.